Benvenuti al Nürburgring, terzo round del campionato WEC 2018 by Formula Nation. Siamo con la Porsche 919 Hybrid LMP1 ad illustrare questo magnifico circuito sempre presente nel calendario del WEC sin dalla prima edizione del 2012. Terza, quarta, quinta, si mettono tutte le marce, la settima addirittura per chi guiderà la Porsche questa sera. Si arriva dopo un lungo rettilineo a curva 1 in discesa, si frena a 100 metri, seconda marcia per inserire la macchina in una destra che è molto difficile perché è molto stretta, 90 gradi a gomito. Poi curva 2 si tiene la terza marcia, attenzione qui all'uscita, l'erba sintetica può far perdere il posteriore. Poi curva 3, qua è sempre presente sottosterzo. Curva 4, destra secca, i piloti possono sfruttare la pista all'esterno, nessun problema, attenzione però a non sfruttarla troppo. Poi finisce il primo settore, inizia il secondo, sinistra destra, curva 6 e curva 7 sono curve molto difficili perché in discesa la macchina qui tende a bloccare le ruote anteriori, soprattutto la destra. Lungo rettilineo che piega a sinistra che porta poi al tornante ad ampio raggio 180 gradi Dunlop, due traiettorie disponibili qui. Poi ancora breve rettilineo che porta alla chicane intitolata Michael Schumacher, che si affronta con le LMP1 in pieno, sinistra destra, quinta, poi sesta marcia per curva 11 e poi curva 12. Questa è una curva molto difficile, praticamente curva 90 gradi che poi porta in una curva 180 con una grave difficoltà in uscita per i piloti, una grande difficoltà in uscita. Poi curva 13 in pieno, destra, il punto migliore di sorpasso insieme a curva 1 è questo, la chicane di curva 14 e 15, sinistra, destra, si aggrediscono i cordoli sia in entrata che in uscita. E poi curva 16, la curva denominata Coca-Cola, qui la macchina non deve essere portata troppo stretta ed ecco, si sfrutta tutta la pista in uscita. Questo è il giro del Nürburgring, ci vediamo questa sera in diretta con Formula Nation.